Ciao ragazze, ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Questo è il video tutorial del trucco che avevo sul video dove vi mostravo i miei acquisti di Kiko e il dupe di questo, cioè questo rossetto che è il dupe di un rossetto di MAC. Io vi lascio il link qua sopra e comunque lo trovate giù nell'info box del mio video se non l'avete visto, per chi non l'ha visto. E chi l'ha visto, qualche ragazza insomma mi ha chiesto se potevo rifare questo il trucco. E sono stata tanto felice della richiesta perché non me l'aspettavo perché non. Perché, cioè, il trucco mi piaceva anche a me, però si vedeva veramente male, malissimo in quel video. E così ho l'opportunità, ecco, di farvi vedere anche meglio i colori. Infatti, anche oggi piove, però ho trovato un altro angolo della casa dove mettermi anche per le giornate più piovose. Spero che comunque i colori da questo video si vedano meglio. Io mi ci sono impegnata come sempre. E come mi ha detto una ragazza che mi fa: "Ma te sei sempre per terra quando giri i video?" Sì, io starei fissa a sedere per terra sca e scalza, praticamente. Questi sono i miei must. Beh, in questa stanza c'ho anche il parquet, quindi non patisco neanche tanto freddo, insomma, le mie chiappe sono al calduccio. Vabbè, e niente, io che vi devo dire? In questo tutorial parlo, sono riuscita a parlare perché comunque l'avevo già fatto e quindi non mi sono fatta prendere dall'estro del momento, dovevo solo un attimino fare mente locale. E ho utilizzato appunto questi due pigmenti, il corallo e il marrone. Ho utilizzato questo bel rossetto qua di Catrice, che forse oggi rende un po' di più di particolarità. Poi, nel frattempo che ho registrato tutto, ora sono andata a mangiare, secondo me si è già affievolito l'effetto del blush, anche se nell'anteprima mi ce lo vedo un po' di più, comunque, vabbè. E niente, ho utilizzato la matita bianca all'interno dell'occhio. Ah, vi volevo dire, la particolarità di questo trucco è appunto, da come potete vedere adesso, ma tanto vi metto altri spezzoni di immagine. La particolarità è che c'è questa finta riga di eyeliner che parte da sotto e sopra è vuoto, come potete vedere, perché voglio che si apra lo sguardo e che sia bello luminoso. Volevo veramente dare luce, enfatizzare la palpebra superiore e allo stesso tempo non chiuderla troppo con questa riga bianca, che però, cioè, mi piace perché comunque ho utilizzato il bianco all'interno dell'occhio e niente, mi piaceva così e l'ho rifatto così, l'ho rifatto praticamente uguale. E niente, l'ho rifatto praticamente uguale a quello che avevo nell'altro video, solo che spero che qua si veda meglio. Niente, io. Ah, ecco, oggi è 13 tipo, marzo, una cosa del genere. E niente, praticamente siamo arrivati, cioè, sì, tutti insieme, insomma, siamo arrivati a 1000 iscritti. Io non le dico mai queste cose perché, cioè, ci faccio caso, le vedo gli iscritti quando aumentano, eccetera, eccetera. Cioè, non è che apro un canale e non mi accorgo di niente, di visualizzazioni. Però non lo dico mai perché, boh, non mi piace, però niente, sono arrivata a 1000 iscritti e vabbè, sono troppo felice anche perché ho iniziato a fare video da tipo 5 mesi, insomma, da quasi 6 mesi neanche, da fine settembre, quindi sono troppo contenta e più che altro sono contenta, come vi ho scritto anche su Facebook, del vostro supporto perché siete veramente dolci e a me veramente a volte basta fare un video e leggere poi i vostri commenti sotto che mi si scalda il cuore, ecco. E nulla, io vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia. Per dubbi e touch scrivete sotto. Un bacio grande, ciao! Applico il primer su tutta la palpebra mobile. Con un pennello piatto così, questo ti Diego dalla Palma, prendo il pigmento corallo e lo vado ad applicare su tutta la palpebra e lo vado ad applicare picchiettando in questa maniera. Cerco di non arrivare troppo all'interno dell'occhio. Già non puedo occultarti.
quema por dentro, que muere en silencio. Ahora quiero contarte todo lo que yo siento. Vi volevo far notare la quantità immensa, oltre alle mie vene molto in evidenza, bella, eh? Belle occhiaie oggi, eh? La quantità immensa di, vedete, di fallout sul mio viso. E per questo, insomma, vi ho detto di fare la base assolutamente dopo, quando si usano i pigmenti, onde evitare troy eye. Ora vado con questo ombrettino qua della Pupa, della Natural Eyes, lo 02, a usarlo nella piega dell'occhio, così inizio a crearmi la mia sfumatura. Ora prendo il Burning Brown, l'altro pigmento di Kiko, sempre dell'edizione limitata, e lo vado a prendere con questo pennello a punta di H&M. Vado a fare il mio puntino qua, picchietto, e poi lo vado a portare verso il basso e verso la piega. E come vedete ho iniziato a portare il colore senza aggiungerne altro verso l'interno. A questo punto sfumo, sempre con il pennello che ho usato prima, e tolgo queste bruttissime linee. Prima di continuare a sfumare, prendo il 22 della Essence, che è un carne opaco, perché ho luminosità sul volto e voglio solo dare un po' di luce, così poi questo carne mi aiuterà anche nella sfumatura, ecco. Quindi riprendo il pennello, sfumo. Riprendo un po' di pigmento marrone e vado a intensificare la parte finale dell'occhio. Para presumir mi amor que pude alcanzar el cielo con las manos por los sfumo. Non troppo, se no sono punti a capo. Poi prendo il pennello piatto di Urban Decay, lo bagno e applico di nuovo il pigmento corallo per enfatizzarlo. Lo vado ad applicare concentrandomi sull'attaccatura delle ciglia e salendo solo nella prima parte dell'occhio. Ora il 180 di Kiko, che è questo nero, è il nero insomma matte di Kiko per eccellenza, e lo vado a prendere con questo pennello a penna, che è molto più secco e più compatto rispetto a quelli di H&M, per farmi un paragone. Questo è della Royal Beauty, l'ho preso di recente ed è praticamente il dupe del 219 di MAC. Lo prendo così di punta
E lo vado ad applicare qua. Nella parte finale dell'occhio. Stando più verso l'interno. Perché voglio andare a dare la profondità. Vado a lavorare leggermente, ma proprio di poco, sempre con il pennello, questo qua che era sporco del pigmento marrone. E là. Ora, eye crease brush dell'Elf, questo qua piccinino che uso sempre per l'interno dell'occhio. 128 di Kiko per illuminare, che è un carne più tendente al bianco, vedete? Questo è proprio un bianco, mentre questo tende più al beciolino. Lo applico all'interno dell'occhio e inizio a portarlo verso il corallo. Poi si pulisce tutto questo troiaio qua sotto. Aggiungo un po' di bianco qua perché lo voglio più bianco, perché voglio che ci sia questo contrasto del bianco che è freddo e di questo corallo. Così. Matita bianca all'interno dell'occhio, questa è 10 cm. E l'ho presa apposta bianca perché proprio la voglio così. Tanto dopo si va a fare una riga marrone nella rima inferiore e si smorza questo bianco. Però, ecco, voglio proprio questo effetto così. Abbiate fede. Long Lasting 02 Hot Chocolate di Essence. E poca poca matita. Mi concentro un po' in più nella parte finale e cerco di proseguire. In questo modo qua. Perché ora prendo il mio pennellino piccino, questo qui 10 cm, e per ora senza aggiungere colore né niente vado a sfumare questa riga. E la vado a portare verso l'alto in questo modo. Marrone di Kiko, pennellino angolato di Essence. Aiuto. E vado sopra. Disegno le sopracciglia con la mia matita di Catrice, questa color cenere. Più che disegnare, le riempio. Mascara. Che ha perso un po' di potenza perché è a fine. Sono di uno zozzo indescrivibile, quindi prendo la mia salvetta
e vado a pulire bene. Questi sono gli occhi. Adesso vado a fare il resto del viso. Metto il fondotinta. Blush di un'edizione limitata di Kiko della City Summer, il Behind Coral. Uso principalmente questo. Questo blush ha un profumo meraviglioso. E sì, sto calcando un pochino perché questo è un blush che si attenua parecchio dopo. Tende un po' a sparire. Ora io là mi vedo un clown, però boh, è l'anteprima. L'anteprima non è troppo veritiera. Illuminante con questo pennello qua della Elf. Ho già idratato le labbra, vado ad applicare la 707 di Kiko. E ora 210 di Catrice, Kiss Kiss Hibiscus e il dupe di Impassioned. E speriamo che questi colori siano un po' più fedeli oggi. Ragazze, questo appunto è il look terminato. Io spero davvero che vi sia piaciuto. Fatemelo sapere nei commenti o con una spolliciata all'insù. Io vi ricordo che mi potete seguire su Instagram con il nome Pink Fashion 1985, ovvero questo qua del canale. C'è anche il link alla mia pagina Facebook, dovete mettere mi piace e potete seguirmi anche là. E ho anche un blog. I link sono tutti giù qua sotto nell'info box. Io vi aspetto e vi mando un bacio grande. Ciao, al prossimo video!